persona che sbatta il gioco, che ogni comportamento discriminatorio e ogni atto di violenza perpetrato dentro il fuori di campo sportivo determinerà il provvedimento disciplinario e penale in danno delle strutture societarie. Si invita a rispettare gli spettatori presenti a non consultare. Amici di Futsal TV, buon pomeriggio da parte di Matteo Santi e ben ritrovati al Pala Olgiata Partitasu, quello fra l'Olympus Roma e l'L84, prima contro seconda in classifica, chiaramente all'inizio di questo turno perché ieri si è già giocato un anticipo e con la vittoria del Sandro Abate sul Italservice Pesaro è il Sandro Abate di Avellino l'attuale capolista a 13 punti in classifica, ma prima dell'inizio di questo turno l'Olympus era prima a pari punti con la Sala Cozzinino a quota 12 e l'L84 nel gruppo delle seconde a 10, e dunque partita molto importante anche perché l'Olympus Roma viene dalla sconfitta proprio nello scontro diretta con lo Sporting Sala Cozzinino 3-2 il KO dei Blues nel turno infrasettimanale, mentre l'L84 ha vinto e bene in casa 6-1 contro la Camme Treviso, legittimando così le ambizioni di classifica della squadra di Alfredo Paniccia. Si gioca un'altra partita in contemporanea quest'oggi alle ore 16 ed è quella fra il Savia Testa Mantova e l'Olimpia Verona, poi tutto il resto della giornata di Serie A con Camme Treviso e Ciampino alle 18.30, alle 20 Napoli Pirossigeno Cosenza, alle 20.30 Eboli Genzano, altra super partita di giornata, e poi due posticipi alla domenica in diretta su Sky Sport Meta Catania Pomezia alle 18.15 e Active Network Sport in Sala Conselina domenica alle ore 19. Le tribune per l'Olympus sono fuori Luisegno e Bianchetti, per l'L84 non c'è Tuli, queste le scelte. Squadra in campo, fra poco si comincia, minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime dell'alluvione in Toscana. Concluso il minuto di raccoglimento, tutto pronto per l'inizio della partita. Tondi, Rescia, Cuzzolino, Vidale e Cosico per l'L84, Ducci, Gabriel, Dimas, Fortino e Tress invece per l'Olympus Roma. Questi i due quintetti di partenza. Arbitrano la partita Antonio Di Mundo di Molfetta, Walter Solotto di Bassano del Grappa. Il crono è Luca Paverani della sezione di Roma 2. Sarà l'Olympus Roma a dare il calcio d'inizio della partita, si attende solamente il fischio di Di Mundo che arriva in questo istante. È cominciata la sesta giornata al Pala Olgiata, Olympus Roma all'84, subito Dimas a imbucare, palla recuperata da Tress che gira dietro da Gabriel. Ancora Tress in fascia contro Cosico. Fortino la viene a prendere, si gira, se la sposta sul sinistro, tenuto bene da Vidal. La mette un bel pallone dentro Fortino. Prova a allungarsi Tress in scivolata, non arriva all'impatto col pallone, palla che termina sul fondo dopo 23 secondi di partita. Occasione per l'Olympus Roma, inizia dal basso la squadra di Paniccia. Cuzzolino per Cosico, imbucata Pablo Vidal, palla intercettata e recuperata dall'Olympus. Gabriel, Fortino, Rudine, Tress. Pressione che sale dell'L84 e palla recuperata. Maxi Rescia calcia, deviazione, corner in favore dell'L84. Se ne va ad occupare il capitano Cosico,
Si apre Cuzzolino, Rescia porta a blocco su Gabriel, palla invece fuori per Vidal che calcia di collo senza trovare lo specchio della porta, lancio di Ducci, perso Fortino, costretto a uscire Tondi al limite del fallo, si lamenta Fortino, tutto regolare per Suelotto, Edimundo Suelotto, Mima è intervenuto di petto, non c'è fallo, lo rivediamo, lancio di Daniele Ducci, salto abbastanza verticale onestamente all'interno del suo cilindro, diciamo così, di Fabio Tondi. Mi sembra corretta la scelta da parte degli arbitri nell'occasione. Tres, Gabriel, non si intendono i due, palla recuperata dalla L84. Maxi Rescia, Cuzzolino, Cosico, controllo orientato, testa alta, corto da Cuzzolino, palla sopra per Cosico, esce bene Ducci che appoggia e rimessa laterale, batte veloce Rescia, Cosico, Vidal calcia addosso a Gabriel, Dimas non riesce a tenerla in campo, buon approccio di entrambe le squadre. Cuzzolino, Maxi Rescia, ancora per Leandro Cuzzolino, Cosico, occhio al suo uno contro uno, si accentra, imbuca, Vidal, controllo, conclusione! Grande gol dell'L84 che dopo un minuto e mezzo la sblocca con Pablo Vidal, 1-0. Bellissima azione con Cosico che chiama il raddoppio di Dimas, poi il controllo di Vidal a tagliar fuori Gabriel e l'L84 è in vantaggio. Qui se lo perde per un attimo Gabriel e poi se l'aggiusta con due controlli Vidal e calcia una botta di sinistro che batte Ducci per l'1-0. Costretto ora a rispondere l'Olympus, subito freddata dal gol in avvio. Tres, Dimas, Fortino, ancora Antonio Dimas, fascia su Tres, cerca un cambio di lato per Fortino che esce in ritardo, palla recuperata dalla L84. Gabriel corre con Vidal, si accontenta della rimessa dal fondo, quinto gol in campionato per il Conejo Pablo Vidal. L'Olympus sembra avere un pochino accusato il colpo, qualche errore tecnico di troppo in questi primi minuti di partita. Cosico, Cuzzolino in verticale, ancora Vidal in uscita, l'argentino Cosico dietro per Cuzzolino, palla sopra per Rescia, gioca bene l'L84 ma il pallone è un po' profondo, allora Ducci cerca Fortino, altra uscita col tempo giusto di Fabio Tondi, rimessa laterale per l'Olympus che conquista comunque qualche metro di campo. Tres, Fortino, profondo, a rimorchio Tres, calcia, non c'è deviazione, rimessa dal fondo, buon rimorchio questo di Rudine Tres su Rodolfo Fortino, ma non è riuscito a coordinarsi nella maniera corretta per battere a rete. Lancio di Tondi, non trova Vidal. Tres, Gabriel, Dimas, Tres su da Dimas, di prima, dentro, la palla passa, ancora Tondi, bella palla di Dimas per l'arrivo di Fortino, molto attento e preciso, grande ex della partita come Fabio Tondi mentre ci prova Gabriel, palla fuori. Tondi, Cuzzolino, Vidal, palla intercettata da Gabriel, poi Cuzzolino la sparacchia, anzi Vidal la sparacchia via. Ducci, Fortino, Tres, taglio di Dimas, l'ha visto Tres, viene liberata la fascia, accelera Tres, Tondi smanaccia, poi Cosico, la palla resta in area di rigore, Tres dentro, non arriva la deviazione di Dimas, è arrivata però la risposta dell'Olympus Roma. Tondi, lancio lungo direttamente fra le braccia di Ducci,
che contro Vassù, Osico, Dimas, Tres, Cuzzolino in chiusura su Dimas, adesso sta forzando l'Olympus alla ricerca del gol del pari. Dimas dal corner, palla alzata, Fortino al volo, addosso a Vidal, è riuscito a contrastare la volée di Rodolfo Fortino, una delle grandi specialità della casa. Qui chiama la palla centrale, non gliela dà Tres, che gira invece da Gabriel. Tres, ancora Gabriel Bondaruk, arrivato in estate da Zavia Testa Mantova, sponsorizzato diciamo così da Dimas, era stato proprio compagno di Gabriel ai tempi del Mantova. Tres sbaglia l'appoggio, Mateus in mezzo al campo, Tres se la va a riprendere, si lotta ancora Tres, forse l'ultimo tocco è il suo, no, la rimessa è per l'Olympus. Primi cambi per Reali, oggi in panchina al posto di Dorto, dentro Cutrupi e Diogenio. Esce al gomito Fortino, spalle alla porta, gran duello con Maxi Rescia, tocco per Cutrupi, capisce un attimo di ritardo le intenzioni del compagno, con questa comunque una rimessa laterale, fuori Vidal, dentro Fortini, è entrato anche Mateus, cambia due dei quattro di partenza di movimento Paniccia per ora, stessa cosa per Reali. Cutrupi sbaglia il controllo, ma la rimessa ancora per l'Olympus, sempre da quel punto. Diogenio, Dimas sposta palla, accelera, calcia sull'esterno della rete. Dopo il gol dello svantaggio è riuscito ad arrivare con buona continuità l'Olympus dalle parti di Tondi, però non ha fatto grandi parate fino a questo momento. Fin qui tutto sommato ordinaria amministrazione. Qui Osico in mezzo a due, Cutrupi, Diogenio ripulisce trovando Dimas. Cutrupi, Dimas, l'uscita di Fortino, si appoggia sul pivot l'Olympus. Diogenio, Cutrupi, Dimas, prova l'imbucata, chiude bene Mateus. Cutrupi, uno contro uno in fascia, duello fra numeri 10 con Cosico. Dimas si accentra, vuole Fortino, gliela lascia, Dimas, tocco in mezzo, calcio di rigore per l'Olympus Roma, fallo di mano di Giuliano Fortini che viene anche ammonito, e l'Olympus riesce così a capitalizzare una buona fase di superiorità in fase di possesso. Rivediamo qui dentro, fallo netto di mano di Fortini, infatti non ha neanche protestato. E adesso l'Olympus ha la più grande chance per pareggiare con il rigore affidato a Rodolfo Fortino. Fischia di Mondo, Fortino col sinistro, calcia forte, fortissimo, ed è 1-1 al palloggiata. Ha pareggiato Robocop, ha pareggiato Rodolfo Fortino, quinto gol in campionato anche per lui, l'esultanza, ed è 1-1 dopo 5 minuti. Imprendibile rigore, forte, centrale, alto per Ducci, che ha battezzato invece l'angolo alla sua destra. Rete dunque del pareggio per l'Olympus Roma. Nuovamente parità. Vantaggio di Vidal, ha risposto poco fa su rigore Fortino. Ducci, anzi Tondi, scusate, ovviamente va ora sì da Ducci. Lancio lungo, non trova l'uscita di Marcelinho. Palla rimessa laterale. Mateus, Fortini, Osico attaccato forte da Diogenio,
trova Raguso bruciato da Marcelinho, che calcia e trova la deviazione in corner. Fuori Osigo, rientra Cuzzolino. Veramente pochi istanti di riposo per il 17. Di Eugenio l'alza, Cutrupi alto sopra la traversa, nessun problema per Fabio Tondi. Raguso vuole la palla subito davanti per Cuzzolino, la va a prendere Cutrupi in fascia per Marcelinho, raddoppiato, al problema di girarsi, prova ad andare con Fortini, poi Cuzzolino attaccata a sua volta, la tiene con qualità, trova in diagonale benissimo Mateus, pressato da Isgro, le suolate di Mateus che riappoggia da Fortini e aggiusta le spaziature. Cuzzolino, partenza di Mateus alle spalle di Sgro, però tiene bene, protegge l'uscita di Daniele Ducci. Raguso, Tondi, Raguso, Cuzzolino, liberato in fascia Giuliano Fortini, testa alta, vuole l'imbucata per Raguso, una buona idea, una buona palla, ma non riesce ad arrivare il numero 80. Isgro, Marcelinho, Cutrupi prova a girarsi, tenuto da Fortini, fallo fischiato a Fortini, calcio di punizione in favore dell'Olympus Roma. Isgro, Marcelinho, ancora Marcelo, cambio orizzontale di lato per Cutrupi, recupera bene la difesa dell'84. Isgro in fascia contro Cuzzolino, lo punta, lo sfida, calcia, la palla termina sul fondo. Time out per Alfredo Paniccia, 12:40 alla fine del primo tempo, 1-1 al Palaugiata fra Olympus Roma e l'84. Uno il parziale qui al Palaugiada, 1-1 anche al Palaneulù fra Mantova e Olimpia Verona nello scontro salvezza fra due squadre che hanno estremamente bisogno di punti. Ne ha ottenuto solo uno il Mantova in casa col Pomezia, 0 invece quelli fin qui dell'Olimpia Verona, due squadre neopromosse che stanno facendo fatica in questo avvio di campionato. Tondi, lungo cercando Mateus, in anticipo Benis Gro, che poi accelera, va via in fascia Sgro, viene chiuso, Mateus la recupera, giù Sgro, non c'è fallo, gioca da terra Sgro, regolarmente per gli arbitri, Cuzzolino se la va a riprendere, poi fallo di Cutrupi su Cuzzolino, calcio di punizione per la L84, mentre qui rivediamo il contatto fra Mateus e Isgro che termina giù in maniera un po' leggera per il direttore di gara, e allora prosecuzione dell'azione, poi il fallo sì, di Cutrupi su Cuzzolino, un fallo commesso dall'Olympus 2 dall'L84 in questi primi 8 minuti di partita. Fortini attacca forte Cutrupi, palla dietro per Ducci in difficoltà, ne esce una palla che diventa buona per Di Eugenio, Fortini se la va a riprendere ma se la trascina fuori. Fuori Mateus, rientra Vidal, pronti sul blocco dei cambi dell'Olympus invece
Dimas e Biscossi. Marcelinho la lascia sfilare, va col sinistro, non trova la direzione della porta. Tondi subito su da Vidal, tenuto da Diogenio, senza il fallo, ripartenza e superiorità dell'Olympus. Marcelinho si accentra ma recupera bene la difesa torinese. Dimas contro Vidal, le finte, calcia, tiene bene Vidal, poi palla riproposta dentro, era passata sopra la testa di Raguso, era diventata buona per Marcelinho che non è riuscito a trattenerla. Poi Cuzzolino in mezzo al cambio, in campo, cambio di lato, Vidal, Raguso, Vidal attaccato da Isgro, ancora Vidal fino in fondo all'altezza del corner, chiama palla Cuzzolino, visto, servito col piede meno nobile, il destro calcia largo. Buona giocata di Vidal, Cuzzolino approdo di prima intenzione, non era il sinistro e si è visto. Osico in mezzo a tre, riesce a far uscire da Vidal, appoggio per Cuzzolino che da lì può anche calciare, cambio di lato, Osico, Isgro su di lui, bella partita. Cuzzolino in ritmo, Osico, le finte sul posto, bel cambio di lato ancora per Vidal, Cuzzolino a metà campo l'Olympus, Osico porta a blocco Raguso, pick and pop, la palla per Raguso, Marcelinho, intervento è scivolata, poi si è fatto male credo al volto, va a sincerarsi delle sue condizioni Mattia Raguso. Rimessa per l'L84, batte Cosico, Cuzzolino, Cosico prova a partire su Biscossi, concede solo una rimessa laterale, Raguso, Cuzzolino, Vidal, Osico, Raguso, palla non precisissima, la tiene però in campo Cuzzolino, palla sopra su Fortino che anticipa Vidal, Marcelinho in fascia, si accentra, cambio di lato Dimas, ancora da Rodolfo Fortino, Marcelinho, Matteo Biscossi, Marcelinho in buca, Fortino, poi va rimorchio, Fortino per Marcelinho, si riesce a chiudere la difesa dell'L84, buona giocata quando l'Olympus riesce a trovare su Fortino che prende posizione così da pivot, sono problemi perché sono bravissimi ragazzi di Reali andare a rimorchio. Abbiamo superato da 10 secondi la metà del primo tempo, numero faccia di Osico su Gabriel, non c'è fallo e allora Ducci per Fortino, un po' di spazio, taglio di Biscossi, Fortino bisticcia col pallone, poi si accorge che c'è Osico giù per terra, butta il pallone fuori, Fortino ha fatto un bel gesto quello di buttare fuori il pallone, però poi contestualmente si è arrabbiato molto con la panchina dell'84 perché continua a dire non c'ha niente, non ha niente Osico, io butto fuori la palla ma lui non ha niente, sta a terra da qualche secondo senza avere nulla. Osico si rialza comunque e si va a accomodare in una panchina con Pasetti appena entrato che va a restituire palla all'Olympus Roma. Ducci, lancio lungo, Fortino di testa, spende fallo su Rescia, spinge l'argentino, la palla termina fuori, non c'è calcio di punizione. Rescia pressato forte da Fortino, che rischio per uno dei due campioni del mondo dell'Argentina, anno 2016, vittoria del mondiale colombiano dell'Albiceleste. Cuzzolino e Rescia, il roster per Paniccia, recupera palla
regolarmente l'Olympus, poi Osico, anzi Rescia allontana. Fortino preso da Pasetti. Fortino restituisce palla all'L84, c'era Vidal senza una scarpa nel campo. Gioco interrotto, proteste in casa L84 perché volevano il fallo sul contatto subito da Vidal. Effettivamente lo scarpino l'ha perso, tutto regolare però per gli arbitri. Fortino l'ha buttata nuovamente fuori e Pasetti ancora una volta la va a restituire all'Olympus. Gabriel Biscossi, si gioca Dimas, l'uscita ancora perfetta coi tempi giusti di Rodolfo Fortino. Biscossi, Fortino, Gabriel, un po' di spazio per andare, risale Puzzolino, Dimas se l'alza, prova ad andare da Biscossi, chiude bene Pasetti, Biscossi se la riprende, Biscossi con l'esterno per Dimas, chiuso dal rientro di Pasetti, calcio d'angolo, gran bella giocata di Matteo Biscossi, qui la rivediamo, recupero alto, palla di esterno per Dimas, determinante l'intervento e scivolata di Pasetti, Dimas dall'angolo, Fortino al volo, forte, palla dentro, Biscossi, ancora Fortino, ripropone, male per Gabriel, si dispera Robocop, palla fuori, gran ritmo, grande intensità. Otto e mezzo all'intervallo. Sempre 1-1 al palo Olgiata. Tondi lungo, non trova Vidal. Biscossi, Gabriel, Dimas, di prima dell'uscita di Fortino, giocata a memoria dell'Olympus in uscita dalla pressione, Gabriel per Dimas, arriva Fortino a muoversi lato lato, l'ho visto, servito, ancora il gancio a rimorchio, ancora la chiusura dell'L84, ma insiste l'Olympus, sempre Fortino, fattore se ce n'è uno nella fase offensiva dell'Olympus in questo momento. Dimas si fa vedere Biscossi, visto e servito, preso da Rescia, ancora Dimas che vuole l'isolamento in fascia, va via Biscossi, Dimas passa su Mateus, mette dentro Biscossi, la palla arriva dall'altro lato e Fortino fa fallo su Vidal, calcio di munizione, è il terzo commesso dall'Olympus Roma. Pasetti, Rescia di prima, Gabriel, Ducci, lancio lungo, la presa alta di Fabio Tondi che gioca per Osico, un po' di spazio per lui, lato lato per Pasetti, controllo così così, intervento duro di Biscossi, regolare per gli arbitri. Non fanno amicizia, diciamo così, Pasetti e Biscossi. Rimessa per l'L84. Mateus per Osico. Difficile coordinarsi su questa palla di Mateus. Cenno d'intesa comunque del numero 10. Ducci. Esce Fortino sempre col tempo perfetto. Tres. Si accentra. Chiuso bene da Pasetti. Cutrupi. Tres dentro da Cutrupi. Grande controllo. Cutrupi. Cutrupi. Col tapin. Dopo il tocco di Fabio Tondi è vantaggio dell'Olympus Roma, segna e esulta come manchi di Rufi, ma lui è Christopher Dian Cutrupi. 2-1 Olympus Roma. Bella l'esultanza come il protagonista di One Piece di Cutrupi.
rivediamo il gol ed è vantaggio per Olympus e passa dunque a condurre per la prima volta nella partita. È stato bravissimo nel primo controllo Cutrupi nello scavalcare Pasetti, poi il tocco di Tondi che è stato sfortunato perché poi la palla è tornata proprio sul destro di Cutrupi che a porta vuota ha spinto in rete il gol del 2-1 a 6 minuti dalla fine del primo tempo, secondo gol in campionato di Christopher Cutrupi. Fortino, Tresse, ancora Cutrupi, Fortino, che primo tempo fin qui di Rodolfo Fortino, veramente un clinic di come si gioca e di come si fa il pivot, straordinario, 40 anni e non sentirli. Tresse, Diogenio, lunga circolazione dell'Olympus e un po' di frustrazione in Mateus che commette fallo, è il terzo dell'84, qui rivediamo la palla di Gabriel per Diogenio, Mateus in ritardo, spinge con due mani, netta la spinta sulla schiena di Diogenio, netto il fallo, corretto il fischio. Diogenio, Tres, fascia contro Fortini che tiene però bene. Cuzzolino, Osico, Fortini attaccato da Diogenio, rimessa alle 84. Fortini liberato in fascia contro Diogenio, lo punta col tacco, palla geniale per Osico dentro, Marcelinho allontana, grande giocata di Giuliano Fortini. Cuzzolino, spazio per andare col sinistro, Brescia si accontenta del calcio d'angolo. Cuzzolino, si va a vedere Brescia come prima opzione, palla invece alzata per Osico, angolo non degno del mancino di Cuzzolino. Time out Olympus Roma, 5 minuti spaccati all'intervallo, 2-1 il parziale in favore dell'Olympus Roma. Sono 7 i precedenti fra Olympus e L84, 4 vittorie dell'Olympus, 3 della L84, scorso anno fu anche la partita dei quarti di finale scudetto, ultimo precedente risale alla Supercoppa, semifinale Supercoppa con la vittoria 3-0 dell'L84. A testimonianza di quanto equilibrio ci sia in queste sfide fra queste due squadre. Cuzzolino, Fortini si apre bene in diagonale, raddoppiato, la tocca a Marcelinho, poi Cuzzolino trovato bene agli 11 metri, la finta va via sul destro, Ducci, classica finta di Leandro Cuzzolino, palla spostata sul destro e palla a incrociare, attento Ducci sul palo lungo. Dimas viene incontro, Tres servito, giocata a muro, Dimas, Diogenio, Marcelinho, Tres
Marcelinho viene incontro, si apre Di Eugenio, visto e servito, tocco con la punta del piede di Osico, rimessa in favore dell'Olympus Roma. Di Eugenio in buca per Marcelinho, spalle alla porta, fuori da Tres, ancora dentro Di Eugenio, giocata a due, Tres destro, non c'è deviazione, palla sul fondo. Non è fondo ma rimessa laterale, batte Cuzzolino, pressione alta, altissima dell'Olympus, allora non può far altro Tondi che allontanare nella zona del suo collega Daniele Ducci, che gliela va a restituire in maniera quasi cavalleresca. Scherzi a parte, gioca l'L84, Cuzzolino, Cosico, ancora per Cuzzolino, prende linea su Dimas, poi resta la propria corsa, tutta la qualità dell'argentino. Fortini bene, di sponda per Osico, liberato in fascia contro Tres, si accentra, vuole andare da Cuzzolino, pallone lungo e nulla di fatto, 3:25 alla fine della prima frazione, 2-1 il parziale per l'Olympus Roma, vantaggio di Vidal, hanno risposto prima Fortino e poi Cutrupi. Cuzzolino, verticale per Vidal, gira dietro Giuliano Fortini, Raguso, Fortini attaccato da Isgro, duello fra numeri 7, deviazione di Marcelinho, Di Eugenio in anticipo ma tocca male. Fortini alla rimessa, si apre Raguso, palla corta per Cuzzolino, vuole la corsa di Fortini, non c'è spazio lì, tiene bene Isgro, Ducci, Dimas, Cuzzolino intercetta, Vidal, calcia forte, in bocca però a Ducci, Gabriel, verticale, Dimas di tocco, Fortini chiude, ancora Dimas, si accentra, Dimas per Isgro, grande palla, grande giocata di Dimas e Isgro non perdona, è 3-1, terzo gol in campionato di Anthony Isgro. Rivediamo tutto con la bella giocata di Dimas che prende il centro, trova la palla alle spalle di Cuzzolino, assist al bacio di Antonio Dimas, in quello spazio si infila Isgro che di piatto batte Tondi per il 3-1 dell'Olympus Roma. Vidal prova a rispondere l'L84 che aveva cominciato bene, poi è stato molto bravo l'Olympus, ha superato il primo minutino di difficoltà a rimettersi in carreggiata, ha cominciato a giocare, a spingere forte e a trovare pari, vantaggio e ora massimo vantaggio. Raguso, Cuzzo, Vidal, Mateus, Raguso, ancora Vidal, la lascia lì ma la prende Gabriel, Isgro si appoggia su Fortino e poi va a rimorchio, servito, intervento pulito sul pallone di Mateus, rimessa dal fondo, chiama la pressione Reali da la panchina, 90 secondi all'intervallo, Cuzzolino, Raguso lungo cercando ma non trovando Vidal, Gabriel, Dimas direttamente fuori, Fortino vuole la palla addosso, questa è l'indicazione del numero 20 a Dimas, Mateus passa, fallo di Isgro, interviene in ritardo sulla buona giocata in conduzione di Mateus, rivediamo la finta, netto l'intervento in ritardo del numero 7, quarto fallo Olympus. Osico, Mateus, Vidal preso bene da Gabriel,
Cosico. Raguso, Vidal, sponda, Cosico in fascia, blocco di Raguso che poi sfila e prova a passare, lamenta un fallo che non c'è. Ducci lungo da Fortino, mismatch di testa con Cosico, la palla sbuca nella zona di Ducci. Raguso, lato lato, intercetto di Dimas, la palla diventa buona per Isgro che appoggia dietro a Gabriel. 40 secondi poco meno alla fine del primo tempo. Fortino, Gabriel, Isgro, Dimas cerca ma non trova il modo di andare da Fortino. 20 secondi mentre Di Mundo va a riprendere Mattia Raguse, si era lamentato in precedenza per l'intervento subito. Dimas su direttamente da Fortino, trovato sempre in questo primo tempo. Dimas, 15 secondi. Cosico subisce fallo, credo. Quinto fallo commesso dall'Olympus Roma. A 12 secondi dalla fine del primo tempo. Rivediamo. Fortino cambia lato su Dimas che passa su Cosico. Scelta di Suelotto di fischiare fallo, di mandare in bonus l'Olympus. Adesso deve stare attento per non commettere un fallo negli ultimi 12 secondi e concedere così un tiro libero all'L84, anche perché i tiri liberi dell'L84 li batte Leandro Cuzzolino, che se non è il miglior tiratore di liberi al mondo, lo è stato sicuramente per qualche anno, poco ci manca che non lo sia ancora. Ancora giù però Cosico, credo dolorante al polso, probabilmente è caduto male nella situazione precedente, mentre stiamo rivedendo il gol del vantaggio di Vidal e un po' di occasioni di questo primo tempo. Veramente bellissimo il gol dell'1-0, questo è il rigore imprendibile, una botta terrificante di Fortino che è valso l'1-1. Poi qui Tres che va da Cutrupi, grande controllo, e poi il tap-in vincente dopo il tocco di Tondi per il gol del momentaneo 2-1. Questa però la giocata decisiva di Cutrupi, un controllo a seguire di qualità assoluta. E questa è la parata di Ducci su Cuzzolino, mentre torniamo live per gli ultimi 10 secondi. Vidal dentro il pallone, Dimas forse ha uno spazio per calciare, accelera Dimas, va via Mateus, decisivo in scivolata quando arriva il duplice fischio. 3-1 Olympus Roma dopo i primi 20 minuti di partita, il vantaggio di Vidal, il pari di Fortino su rigore, poi Cutrupi e Sgro. 3-1 dopo i primi 20 minuti di partita. Noi ci sentiamo fra qualche minuto con l'inizio della ripresa, fra poco.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo al Palo Olgiata, si riparte dal 3-1 maturato al termine della prima frazione di gioco, 3-1 in favore dell'Olympus Roma, un gol con Fortino su rigore, Cutrupi e Sgro per l'84, il gol del momentaneo 1-0 di Vidal, l'84 che batte la centrata dell'avvio del secondo tempo, Tondi, Rescia, Cuzzolino, Fortini e Vidal per Paniccia, d'altra parte Ducci, Diogenio, Fortino, Dimas e Tres. Invece per l'Olympus Roma. Dimas. Ducci. Lancio lungo. Rescia ripropone per Cuzzolino che di sponda va da Fortini. Ancora i due ex Pesaro. Ma chiude benissimo Dimas che trova Diogenio. Sponda, va di sponda da Tres. Ancora Diogenio. Tres risale la pressione dell'84 e l'Olympus è costretta a buttarla fuori. Vidal, Cuzzolino di prima, che palla per Rescia, Rescia, Rescia! Ducci in calcio d'angolo, protesta l'84 per un fallo di Diogenio su Rescia, grandissima palla di Cuzzolino a scavalcare Diogenio che poi effettivamente Rescia lo trattiene, Rescia riesce comunque a calciare, bravissimo Ducci nel deviare in calcio d'angolo. Fortini, Cuzzolino, il ritmo, calcia deviazione col ginocchio di Rodolfo Fortino, angolo L84 che è ripartita forte. Va Cuzzolino dal corner, taglio di Rescia, per lui il pallone, riesce ad arrivare un complicato colpo di testa. Tres, Diogenio, Dimas addosso a Cuzzolino, rimessa dal fondo, Fortino, Tres, giocata a due, Dimas, grandissima uscita dalla pressione dell'Olympus e poi Fortino sbaglia il controllo che l'avrebbe mandato in porta. Fortini, tanta tanta qualità, fase di possesso per l'Olympus, ha giocato veramente un ottimo primo tempo. Cuzzo attaccato da Tres, conduzione di Cuzzolino che rischia di perdere il pallone, alla fine lo perde senza appoggi Cuzzolino. Rimessa laterale Olympus affidata a Rudine Tres, taglio di Diogenio, incrocio, palla per lui, poi Cuzzolino, benissimo per Rescia, prende campo su Fortini, Fortini calcia deviazione di Dimas, Ducci evita anche il corner. Si resta lì. Con Dimas che batte e trova Tres. Ancora da Dimas, pressione altissima. Copre bene palla Fortini. Si resta in quella porzione di campo. Ducci lungo, Rescia di testa, Cuzzolino. Tondi. Lancione, palla alta. Altro lancio questo di Ducci, Rescia, Fortino si gira, fuori. Rivediamo un bel gesto tecnico di Rodolfo Fortino. Palla fuori, ma apprezzabile ancora una volta la giocata di Robocop. Cuzzolino, Rescia, Fortini, pressione di Fortino che recupera palla, poi Cuzzolino salva, calcio a Tres, fuori. Continua a essere molto pericoloso però l'Olympus quando trova quella profondità di campo lì, mentre Diogenio ha il suo da fare per contenere Vidal che riesce a ottenere una buona rimessa laterale.
Fortini, Rescia, Tondi si è fatto male, scuote la testa sull'intervento precedente, molto dolorante Fabio Tondi, già pronto a entrare Marco Pasculli. Inizio di campionato comunque condizionato anche dagli infortuni per Fabio Tondi, pronto a entrare Pasculli, non ce la fa Fabio Tondi. Gli applausi sportivi anche del Pallolgiata per un ex della partita come Fabio Tondi, costretto a dare forfè. L'abbraccio con il secondo Marco Pasculli, arrivato in estate dalla Fel di Eboli. Credo ancora una volta un problema all'inguine per Fabio Tondi. Ovviamente speriamo per lui non sia nulla di grave, una smorfia di dolore abbastanza importante. Si gioca Fortini, Rescia, Puzzolino, così così Di Eugenio si prende la rimessa. Di Eugenio, lottano Rescia e Fortino, Pasculli col primo pallone della sua partita, Rescia di tocco, Fortini attaccato da Tres regolarmente, Di Eugenio diagonale, buon intervento di Fortini, poi Rescia, Puzzolino per Fortini, ancora Tres in anticipo, ancora Puzzolino, Fortini accomoda, va da Vidal che torna da Puzzolino e fa una cosa a metà tra un tiro e un passaggio, la palla termina sul fondo. Eugenio, Dimas, Fortino, ma il pallone è uscito. Rescia, 3,5 della ripresa, sempre 3-1 il parziale. Cosico in buca, Vidal si gira, vuole calciare bene Di Eugenio, anche col fisico. Cosico, Puzzolino, controllo, la palla è fuori. Cambi per Reali, dentro Gabriel per Di Eugenio. Dimas in diagonale, ancora Fortino a prendere questo pallone. Gabriel, Tres, un po' di spazio, va! Va col destro, anzi col sinistro. Prima parata importante di Pasculli. E lo ricordiamo, è subentrato a Tondi, qui la bella giocata di Tres che va col sinistro in diagonale, in spaccata chiude Pasculli, battuta di Gabriel, rotazione e palla dietro Perducci, calcia lui, trova in qualche modo Fortino, prova a farla riuscire, chiude però bene l'84, cosa un po' contratta della partita, entrambe le squadre sanno che un gol adesso in entrambe le direzioni sposterebbe parecchio. Rescia, Osico, Pasculli, lancio cercando Vidal, non può arrivare di testa, Utrupi, Gabriel, Pasculli in anticipo, la comoda rimessa laterale. Buona lettura di Marco Pasculli con la copertura preventiva sulla diagonale di Dimas. Dimas non passa, l'ultimo tocco è il suo. Trovato Vidal, preso da Gabriel, si gira, bella giocata di Vidal che vorrebbe il calcio d'angolo. Ducci col no look in avanti, Dimas con l'aggancio, palla per Pasculli, si allungano le squadre, l'uscita di Vidal che punta Gabriel, lo sfida, accelera fino in fondo all'altezza del corner, calcio d'angolo, no, rimessa dal fondo. Cutrupi spinge con campo, trova Fortino, arriva in sovrapposizione Gabriel, si libera! Robocop!
Stop! Rodolfo Fortino, 4-1 Olympus Roma, la doppietta e sono 6 in campionato per Rodolfo Fortino. Qui vede la sovrapposizione di Gabriel, errore nella lettura del cambio di marcatura fra Mateus e Vidal. Pessima lettura difensiva dell'L84 e poi agli 8 metri Fortino non può far altro che calciare di sinistro e trovare Pasculli e freddarlo per il gol del 4-1, che adesso sì, l'inerzia un po' alla sposta. Cutrupi, prova ad andare lui, chiuso da Osico, esterno Raguso, arriva Yamul, ma calcia invece Raguso, la parata di Ducci. Corner, vedo un gare dar guido qualcuno sulla panchina dell'L84, per la precisione Vidal, così. Angolo per Osico, Mateus, faccia lontanissimo dalla porta di Ducci. Allungando le sue rotazioni adesso Paniccia, mettendo dentro anche Yamul Fed, probabilmente per far riposare Big in vista di un possibile portiere in movimento. Sono infatti in panchina tutti e tre gli argentini, così come Fortini, mentre non è ancora entrato in questo secondo tempo Pasetti. Ducci, lancio lungo Marcelino, stop di petto, non la tiene in campo. Cosico, Mateus, Raguso in buca per Fed, non trovato dal pallone, poi sgambetto di Mateus su Sgro, calcio di punizione per l'Olympus Roma. Isgro prova ad andare via a fascia, il pallone non è uscito, Isgro dentro, Marcelinho spreca l'occasione del 5-1, sarebbe stato il colpo del KO. Morito intanto un componente della panchina dell'L84, si lamentava per il pallone di Isgro in fascia, giudicato fuori dalla panchina torinese. Ducci, Diogenio, Cutrupi, Isgro, passa su Mateus, scarica per Diogenio, giocata a due Marcelinho, Isgro, Diogenio, risale il campo l'L84, liberata ancora in fascia Isgro, che punta e salta secco Raguso, va via, poi fallaccio di Raguso in ritardo, cartellino giallo sacrosanto, lo sgambetto volontario qui, bellissima la finta di Sgro, che ha lasciato letteralmente sul posto Raguso e poi una scianchetta lo ha buttato per terra. Secondo fallo dell'L84 nella partita. Chiaramente in questo secondo tempo Cutrupi alza, Pasculli di testa, poi Ducci, ancora Cutrupi, preferisce ragionare. Diogenio, palla sopra, ha capito tutto Cuzzolino,
Cambio di lato, buono Osico dentro sul secondo palo, buona la diagonale profonda di Cutrupi. Marcelinho per Isgro, in fascia Isgro, prova a passare, viene chiuso, poi fallo di mano, volontario ma corretto. E adesso Paniccia a 12 dalla fine sul punteggio di 4-1, si gioca il portiere di movimento. C'è Mateus con la maglia del portiere di movimento. Cuzzolino, Osico, Mateus, Vidal e Raguso agli angoli. Olympus con De Eugenio, Cutrupi, Marcelinho e Tres. Parte 1-2-1 la difesa dell'Olympus, che ora sale forte con Marcelinho e va vicinissimo al recupero. Poi Cuzzolino in qualche modo va da Vidal, ma il pallone esce. Cutrupi, Tres, Marcelinho, Di Eugenio male, Raguso recupera e va da Cuzzolino, Di Eugenio alla rimessa laterale, allora lei l'84 può rimettere il portiere in movimento. Cuzzo, Osico, Raguso, Mateus. C'è Fortino adesso a difendere il portiere, non Marcelinho. Vidal, Cuzzolino, la giocata, Osico dentro, buona la chiusura di Di Eugenio, poi si lotta ancora Osico con l'esterno, calcia Mateus, Tres. Osico cade in mezzo alle linee, Mateus prova il centro del quadrato del 2-2 dell'Olympus Roma. Cuzzolino, esce fuori Mateus, palla per Vidal, esita un attimo di troppo e permette il recupero a Tres. Cuzzo, partita lunghissima ancora, Mateus tocca un pallone che non dovrebbe, poi Cuzzolino, Osico, Raguso, Osico, calcia fuori, non c'è il portiere, lancio di Ducci, termina direttamente sul fondo, si salva qui la difesa dell'L84 che rimette in gioco il pallone. Raguso, pressione saltata, Vidal non va fino in fondo, preferisce ricominciare da Cuzzolino, metà della ripresa. Osico, Cuzzolino, Osico si allarga, gira da Cuzzolino, esce Vidal a portare un blocco velo, Mateus dentro e Raguso si è mangiato un gol clamoroso a mezzo metro, neanche a pochissimi centimetri. Mamma mia che errore di Raguso, si era incollato al palo, non segna e time out per Reali, 9.47 alla fine. Si riparte dopo il time out speso dall'Olympus, mancano 9 minuti e 50 alla fine della partita, 4-1 il parziale nel secondo tempo, il gol di Fortino, doppietta per lui. Biscossi la recupera, Biscossi
chiuso all'ultimo istante. Calcio d'angolo per l'Olympus. Palla dentro, chiude la difesa dell'L84. Alzata per Dimas. Tress. Marcelinho non la tiene. Continua a chiamare palleggio Reali dalla panchina dell'Olympus. Non vuole che la squadra smetta di giocare, che è uno dei rischi chiaramente quando si difende tanto contro il portiere in movimento. Tress calcia, Cuzzolino è sulla riga di porta, pressione Olympus, Cuzzolino lancia, Tress interviene, corner L84, sta prendendo qualche rischio l'Olympus con questa pressione iper alta, la sta anche difendendo bene. Mateus, ancora power play. Velo, Vidal, Ducci la para, ma si è spostato il palo della porta di Ducci sulla parata e qui andiamo a rivedere. Lancio in avanti, Pasculli alto su Marcelinho. Cuzzolino, diagonale per Rescia, fuori da Osigo, non è riuscito a rimettere il portiere in movimento dell'84 proprio per l'atteggiamento ultra offensivo in fase di pressione dell'Olympus Roma. Ora lo fa Cuzzolino, sterza bene, testa alta, cambio di lato Vidal, adesso può gestire con più pazienza l'84, c'è sempre Mateus con la maglia di portiere di movimento. Bel taglio orizzontale di Osigo. Cuzzolino, Mateus sul secondo palo, non arriva Rescia. Marcelinho, Isgro, Dimas di prima, di testa Osigo che appoggia saggiamente da Pasculli. Buon anticipo di Isgro, prova ad andare lui, le solate, tiene bene Cuzzolino, fallo di Cuzzolino, calcio di punizione. Rivediamo l'anticipo di Sgro su Vidal, poi Sgro punta a Cuzzolino, vuole allargarsi in fascia, Cuzzolino spende fallo, è il terzo della ripresa dell'L84, ne ha fatto solo uno all'Olympus. Ora molto lunga la partita, 4-1 il parziale. Lascia la battuta Sgro a Dimas, va per la porta, deviazione, Cuzzolino perde il contatto col pallone, giocato tantissimo Cuzzolino. Marcelinho para Pasculli, poi Osigo in avanti per Vidal, Marcelinho rientra e chiude rimessa. Cambio un po' avventati dell'Olympus, all'84 non affretta la battuta, allora portiere in movimento, Cuzzolino, Osigo, Cuzzolino, Vidal, Cuzzo, esce Vidal, Cuzzolino, Mateus, Cuzzolino, per Vidal, ancora attento Ducci, trovando bene questa diagonale con il lato offensivo di destra, l'L84, è già la terza volta che riescono a creare un vantaggio da quella situazione lì. Vidal, Mateus, Osigo, Cuzzo, Vidal, Mateus, secondo palo per Rescia, ha fatto molto molto bene, 4-2, accorcia le distanze l'L84, ha segnato Maxi Rescia. Secondo gol in campionato per Maxi Rescia. Abbiamo rivisto, volta molto bene
a beffare la rotazione difensiva dell'Olympus. E qui rischia con Dimas, poi Ducci va da Tres. Cuzzolino di testa, Vidal, Cuzzolino, alto. Vuole Marcelino lungo Reali, Ducci lo vede con lo sguardo e prova a servirlo. Resce di testa sulla seconda palla, ma arriva Fortini. Cuzzolino, Pasculli. Va lungo a sua volta, direttamente fra le braccia di Daniele Ducci, 6 e mezzo alla fine. Ha accorciato poco fa le distanze l'L84 con il gol di Rescia sul portiere in movimento. Sono due adesso i gol di vantaggio da difendere per l'Olympus, due quelli da recuperare per l'L84. Rimessa laterale, rimette Paniccia, rimette Mateus come portiere di movimento. Cuzzolino, Osico, Mateus, Vidal, ancora Mateus Garcia, Cuzzolino, vuole un allineamento, poi Mateus in mezzo, Rescia, Osico, Cuzzo, esce Mateus. Cuzzo va da Rescia, dentro il pallone, deviazione di Cutrupi, calcio d'angolo. Sta giocando molto bene portiere in movimento, l'L84. Rescia, Ducci, angolo ancora. Cuzzolino, Mateus, ultimi 5 e mezzo di partita, Mateus, Cosico, Cuzzolino, Mateus, ancora Cuzzo, Cosico, sale su di lui Cutrupi, Cuzzolino per Rescia! Applausi sportivi del Pallaugiada per la bellissima giocata individuale di Maxi Rescia. La rivediamo, palla di Cuzzolino in semi rovesciata, quanto ci è andato vicino a quel pallone lì Maxi Rescia, veramente grandissima giocata dell'argentino. Torniamo live, Tres in avanti, tiene bene la pressione difensiva l'L84, allora Pasculli, vuole Vidal, servito, importante adesso il pivot per uscire forte dalla pressione, velo a liberare Cuzzolino, Ducci la lascia lì e poi in due tempi la prende. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti, Ducci per Dimas, lato lato per Fortino, Rescia con la chiusura difensiva, poi la tiene viva Cuzzolino, Dimas se la riprende, va da Cutrupi, potrebbe spingere, va da Fortino che vuole ragionare, Gabriel, Dimas, lato lato, Cuzzolino si accontenta della rimessa. Time out anche per Paniccia. 4 minuti, 36 secondi alla fine del primo tempo, del secondo tempo, 4-2 il parziale, mentre rivediamo qualche immagine della partita.
Si riparte. Sempre chiaramente 5 contro 4. Fase di possesso per l'Olimpos, per la L84, che prova a ricostruire la sua partita. Sono ancora due gol da recuperare. Tempo si fa stretto, 4:20 alla fine, ma un gol col portiere l'ha già segnato con Maxi Rescia, la squadra di Paniccia. Cuzzolino, angolo, Osico dentro, il pallone non viene deviato da Vidal, poi la porta è vuota, Ducci forza la conclusione. Cuzzolino la tiene viva, ha rischiato qui tantissimo l'Olimpos, vicinissimo al gol del 4-3, l'L84. Continua a giocare benissimo col portiere in movimento. Cuzzolino, rotazione, Mateus, Cuzzolino, Fosico in mezzo alle linee, Mateus voleva quel pallone che non arriva, Fortini, Cosico, Cuzzolino 3:40, ancora Cuzzolino, Fortini, tocco, Cosico calcia, deviazione, corner. Fortini batte l'angolo e va da Cuzzolino. Chiama la giocata Paniccia dalla panchina. Cuzzolino si prende il campo. Arriva Vidal, blocco su Fortino. Palla allargata, Osico, Fortini. Male questa volta. Tres. Fortino. Palla in cassaforte. Lato lato per Dimas. Tres. Prestato da Fortini, rischia di perdere il pallone, così è. Tre minuti. Finale molto incerto. Mateus. Vidal. Cuzzolino. L'uscita di Fortini, ancora Cuzzolino. Mateus voleva, anzi scusate, Vidal voleva forse fare un velo. Intercetto di Dimas, rimessa L84. Cuzzolino, Mateus, angolo, Vidal, non è arrivato sul secondo palo Fortini, che poi sprinta per lasciare il posto a Rescia. Fuori Vidal, dentro Fed per difendere, poi rientrerà il Conejo. Vidal per la fase offensiva, Di Eugenio butta via il pallone, la recupera subito l'L84, 2:30 alla fine. Riecco Vidal, riecco Rescia. Mateus. Cuzzolino, Osico. Lato lato Mateus. Testa alta e palla dietro. Cuzzolino, blocco. Non calcia, allarga. Mateus prende linea, calcia dentro. E Rescia clamorosamente non è riuscita a segnare ancora una volta l'Olympus da dentro la porta. Scusate, l'L84 da dentro la porta. Non riesce ad andare a segno, rivediamo Mateus, bella giocata e Rescia l'ha tirata fuori lui dalla porta. Clamoroso, clamoroso. Sarebbe stato 4-3. Cosico. Cuzzolino. 120 secondi alla fine. Mateus ancora a prenderlina, bella giocata, corner. Ci crede Paniccia, continua a applaudire i suoi. Corner L84, Vidal va fuori da Cuzzolino, servito, risale la pressione dell'Olympus, saltato però la linea con Dimas, Vidal si mette in ritmo, non forza, e allora torna da Cuzzolino, siamo entrati negli ultimi due minuti, Cuzzolino in angolo, pallone intercettato, Fortino, Cuzzolino evita il colpo del KO, 100 secondi alla fine, Cosico. Cuzzolino gira, Mateus in angolo, Vidal per Osico e spreca ancora l'L84. Avrebbe avuto tutte le occasioni per rimettersi in partita, non le ha sfruttate, tre colossali, due colossali, questa un pochino meno chiaramente, ma ce l'ha avute veramente importanti. 90 secondi, Osico, pressione Olympus, Cuzzolino manda su per Rescia, anticipo di Tres, Di Eugenio ripropone, poi vuole difendere la rimessa laterale, lo fa, preziosissima rimessa laterale conquistata da Ale Di Eugenio. Gli applausi del Palaoggiata a sottolineare l'importanza di questo possesso.
Sono secondi riconquistati. Dimas, Di Eugenio, ancora Dimas, va su, pressione di Vidal, ultimo tocco di Dimas, rimessa Olympus Roma. Batte Dimas, ah, si fa vedere Fortino in punta come riferimento di pivot, vuole portarla su, lì su, lontana l'Olympus. 4 secondi, clamorosa follia dell'Olympus, Osico regalata palla all'L84, ma stiamo per entrare nell'ultimo minuto, serve ora un gol all'L84 che non arriva perché Ducci fa un'ottima chiusura su Vidal. Mateus, ultimo minuto di partita, Cuzzolino per Vidal Ducci, grande lettura, applaude Reali. Osico, Cuzzolino, Mateus, 50 secondi, Osico, Cuzzolino, Osico, angolo, rescia, controllo, così così, deviazione, esce Ducci, che scucchiaia, e poi la butta e rimessa laterale, bravo Ducci comunque. Bravo Ducci, batte veloce l'L84, 35 secondi, torniamo live con le immagini. Mateus, Cuzzolino, Cuzzolino calcia, Tres, ancora Cuzzolino, Mateus, 30 secondi, Osico, Cuzzolino, Vida all'alto, e probabilmente si spengono qui le ultime chance dell'L84 di rimontare la partita. Ha giocato 12 minuti col portiere in movimento, ha creato tanto, non ha concretizzato, alla fine l'Olympus un gol solo l'ha subito con l'uomo in meno. Cuzzolino con l'ultimo attacco per Vidal, chiusura di Tres, la porta che è vuota, Fortino saggiamente la gestisce, Tres col tunnel, passa su Cosico, Tres messo giù da Cosico, fallo, e vediamo il colore del cartellino che è giallo. Cenno d'intesa fra Tessa e Osico, e su questa palla recuperata finisce qui probabilmente la partita, anzi sicuramente direi. Tutti in piedi al Palaugiata per festeggiare il ritorno alla vittoria. Osico ora si prende il giallo, il rosso scusate, overrule da parte di Suelotto, rosso per Osico. Evidentemente c'è stato un colloquio fra i direttori di gara sulla situazione di Doxo. E Osico termina anticipatamente la sua partita, sarà sicuramente un'assenza pesante per l'Olympus, per l'L84 nella prossima partita a Catania, dove fra le altre cose Osico sarebbe stato un ex della partita. Si salutano già i giocatori in campo, e allora finisce davvero così la partita, gli abbracci di Cuzzolino a tutti, batte Tres, scade il tempo e finisce dunque la partita sul fischio di Suelotto. Gli applausi del Palaugiata, torna a vincere l'Olympus che torna in testa al campionato, sorpassa il Sandra Abate che ieri aveva vinto, sale a quota 15 l'Olympus Roma, rimettendosi in cammino dopo il passo falso di Sala Consilina per l'L84. Arriva una sconfitta che costringe la squadra di Paniccia a rimanere a quota 10 in classifica, finisce così 4-2 al Palaugiata. Noi ci sentiamo fra qualche minuto con le interviste in mezzo al campo, a fra poco.
qui a Olympus ogni secondo. Ok, eccoci qua in diretta con Fabrizio Reali. Era importante ricominciare a camminare dopo la sconfitta di Sala Consilina, anche se a fine partita aveva detto che insomma la regular season un passo passo ci può stare, conta fino a un certo punto, ricordando quello che ha fatto la Pel di Eboli. Certo, una sì, due no. Due diventava un po' per l'Olympus, per la caratura della società, della squadra, non vincere tre giorni dopo probabilmente sarebbe stato un problema, e i ragazzi hanno dimostrato tutto il valore. Oggi grande fase di possesso palla, siete andati sotto, però veramente molto molto bene nel primo tempo, poi il secondo tempo quando ha messo l'L84 il portiere in movimento è iniziata onestamente un'altra partita e un po' la sofferenza c'è stata. Ma il valore della squadra secondo me è fuor dubbio, l'ho detto ai ragazzi quando ci siamo rivisti dopo Consilina, che ce la prendiamo come sconfitta se ci serve come lezione, che quando una squadra come l'Olympus è sopra 2-1 non deve più sbagliare. E i ragazzi oggi credo che poi la partita l'hanno interpretata bene, perché una volta andati sopra 3-1, 4-1, abbiamo commesso pochi errori e sono stati costretti a mettere il portiere di movimento per credo 11-12 minuti, e difendere 11-12 minuti è difficile, è complicato. Secondo me dobbiamo avere un po' più di coraggio, perché sul 4-1 non puoi pensare di difendere solamente, quindi secondo me dobbiamo avere un po' più di coraggio, però poi alla fine la partita è andata nel verso giusto. Grazie Fabrizio. Grazie a te. Facciamo switch di allenatori. Alfredo Paniccia, veniate da un 6-1 con la Came Treviso, giocare con, insomma, ogni tre giorni non è facile, specialmente poi in casa di una delle squadre favorite per il campionato. Che impressioni hai da questa partita? Sicuramente abbiamo regalato il primo tempo, non siamo stati bravi nella costruzione del gioco, abbiamo rinunciato troppo a parte i primi 5 minuti dove siamo stati molto incisivi, loro poi hanno preso le misure, sono stati bravi a mantenere la palla sempre molto pressata, cosa che invece noi lavorando in prima linea a 30 metri mantenevamo sempre la palla scoperta, e contro giocatori del genere mantenere la palla poco pressata ti porta a questo. Il secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione secondo me, sia dal punto di vista emotivo che tecnico-tattico, abbiamo fatto un grande portiere di movimento, abbiamo creato tanto, Duce è stato eccezionale in qualche occasione, dispiace perché ogni giorno, ogni giornata scopriamo delle regole nuove, probabilmente sbagliamo noi, ci dobbiamo informare di più, quindi dispiace per quel rosso su Ciosico. Ecco, cos'è successo lì? È stato un overrule da parte degli arbitri che hanno preso prima una decisione giallo, dopo evidentemente confrontandosi hanno detto rosso, cosa vi hanno detto? Sì, ovviamente nessuno qui è a sindacare il fallo è chiaro, però con il portiere in porta, un 2 contro 1, ci è stato detto che la regola è cambiata quest'estate, quindi probabilmente andrò a ricontrollare e chiederò scusa. Adesso prossimo appuntamento importante comunque con la Meda Catania, una squadra in salute. Cosa arriva da questa partita? Probabilmente la reazione del secondo tempo, perché poi lo dicevi prima, col portiere in movimento avete fatto sì solo un gol, ma avete avuto due giganti proprio sulla linea di porta, ve la siete tirata fuori da soli, un'altra che è potenziale con Osico, insomma. No, rimane la buona prestazione difensiva del secondo tempo, dove fondamentalmente l'Olympus non ha creato molto, cioè nel senso siamo stati bravi a limitarli. L'ottima prestazione sul portiere di movimento, che comunque è un terzo della partita ormai come sempre, e quello che ci portiamo a casa comunque è la consapevolezza di essere venuti qui, e ce la siamo giocata fino a un minuto dalla fine, quindi è una delle squadre più forti del campionato, prima in classifica, andiamo avanti per la nostra strada cercando di migliorare sempre e cercando di crescere con aspetti di consapevolezza. Grazie Alfredo. Allora è davvero tutto, l'Olympus Roma batte L84 4-2 nella sesta giornata di campionato. Ciao.